Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di un action cam secondo me davvero interessante. Non stiamo parlando di GoPro, non stiamo parlando di Insta360 One Air, non stiamo parlando di DJI Osmo Action, ma parliamo di un'altra fotocamera, una fotocamera low cost ma che ha caratteristiche e soprattutto un'estetica che ricorda molto le action cam molto più blasonate, e vi sto parlando della Acaso Breville 7 LE, una fotocamera low cost perché non costa più di 150 euro, spesso la si trova anche in offerta su Amazon a 110, come sono riuscito ad acquistarla io, quindi un prezzo davvero incredibile sia nel suo prezzo base di 150 che appunto nel prezzo scontato di 110. Questa fotocamera, che come vedete è incredibile perché ha pure il display anteriore, a caso un marchio che è molto conosciuto nei prodotti low cost perché comunque fa da tempo tante action cam, fa dash cam, cioè fa veramente tantissimi prodotti, e secondo me con questa action cam si è spinta oltre a quello che diciamo è la sua solita produzione di action cam, nel senso che ha raggiunto un livello nettamente superiore ai suoi standard. Adesso però l'andremo a vedere da vicino, facciamo un veloce unboxing perché ragazzi già la confezione vi lascerà a bocca aperta, poi faremo una bella prova su strada, nel senso che l'andremo a provare appunto in varie situazioni, confrontandola ovviamente con quella che è la sua sorella gemella, anche se una gemella un po' più prestigiosa, che era DJI Osmo Action, perché questa Breville 7 LE di Acaso ha un'estetica che poi, come andremo a vedere adesso quando la andremo a tirare fuori dalla scatola, praticamente è identica alla DJI Osmo Action. Quindi ragazzi, adesso un veloce unboxing e poi prova su strada. Ok, allora andiamo a aprire la confezione. Confezione ragazzi, vi lascerà davvero a bocca aperta per la quantità di accessori che ci sono all'interno di questa confezione. Siamo abituati ad avere davvero pochi accessori all'interno delle confezioni dei marchi più prestigiosi, qua invece ce n'è davvero in quantità esagerata. La confezione vedete comunque bella carina, anche da regalare, una bellissima confezione ben fatta a livello di cartonamento e di materiali appunto come tipologia di cartone. Qua abbiamo subito la fotocamera, ma andiamo a guardarla dopo. Allora andiamo a aprire qua ragazzi, guardate quanti sacchetti ci sono in questa scatola. Allora, sacchetto numero 2, abbiamo, adesso sposto avanti tutto così facciamo un veloce svuotamento dei sacchetti. Guardate, guardate, cavo per la ricarica, fascette, biadesivo, cavo in acciaio, panno per pulire le lenti della fotocamera. Via con il sacchetto 2, andiamo al sacchetto 3. Sacchetto 3. Anche questa cosa dei sacchetti secondo me è molto carina, è davvero interessante. Allora, carica batterie. Batterie di scorta, perché all'interno abbiamo due batterie, cioè in questo prezzo abbiamo pure due batterie, quindi carica batterie doppio con due batterie. Poi abbiamo un radiocomando da polso, nel senso che con questo radiocomando possiamo far partire la registrazione o far scattare le foto, quindi abbiamo anche questa possibilità sempre all'interno di questo prezzo davvero incredibile. Poi andiamo avanti ad aprire i sacchetti. Qua abbiamo il sacchetto numero 1, che è quello diciamo più pieno, più importante, perché guardate che sacchettone che è e guardate quanta roba c'è dentro, cioè no, ditemi voi, pazzesco, pazzesco. Supporto per la bicicletta, supporto vario, nel senso che può essere attaccato a un casco dove si vuole, velcro, supporto col biadesivo, supporto con vite. Qua abbiamo ancora prolunghe, attacchi a vite, attacco GoPro con la vite, cioè veramente di tutto di più. Qua un'altra prolunga, cioè davvero davvero incredibile, pazzesco. Abbiamo finito i sacchetti e ve l'ho detto, e quanta roba c'è dentro, è pazzesco, pazzesco davvero. E adesso andiamo a vedere l'action cam. Allora, l'action cam la troviamo nel case subacqueo, perché abbiamo anche all'interno della confezione già il case subacqueo che ci permette di portare questa action cam fino a 40 metri sott'acqua, perché lei è sì impermeabile ma fino a un metro senza il case, quindi fino a un metro si può stare tranquillamente nell'acqua, quindi si può stare in piscina, sulla spiaggia, in riva al mare, in riva al lago, schizzi, immergerla, comunque non si può fare immersioni profonde, però fino a un metro è già impermeabile di per sé. E qua abbiamo il case, come vi ho detto, che permette
permette a questa Action Cam di arrivare fino a 40 metri, quindi avete visto la quantità di accessori che abbiamo al suo interno. Eccola qua, la fotocamera, come vi stavo dicendo prima inizio video, praticamente uguale alla DJI Osmo Action, cambiano un po' le dimensioni, è un po' più piccola addirittura della DJI Osmo Action. Di poco, ma un pochino più piccolina. Il display invece quello anteriore è identico, quello posteriore è un pochino più piccolo, quello della a caso rispetto a quello della DJI Osmo Action, quindi a livello estetico tanta roba, perché abbiamo un'Action Cam piccolina, ben fatta e con un display anteriore, quindi che ci permette di vloggare e non solo di essere un'Action Cam per situazioni e sport estremi. Allora, adesso andiamo ad accenderla, così vi faccio vedere velocemente il menu, che ricorda tantissimo quello della DJI Osmo Action. Il menu è molto simile, abbiamo il menu in italiano, quindi un'altra cosa secondo me da non sottovalutare, di avere un menu all'interno della fotocamera in italiano. Il menu semplicissimo, qui abbiamo ovviamente le opzioni, qua abbiamo dimensione del video, possiamo scegliere 4K perché lei arriva fino a 4K a 30 fps nella sua risoluzione massima, poi scende fino a 2,7K a 60 fps, 2,7 e via dicendo, si va sempre più scendendo. Abbiamo i 120 fps nel full HD, quindi come risoluzione non è niente male, perché ricordiamoci sempre il prezzo, prezzo davvero incredibile, che è di 150 euro. Link di Amazon in descrizione, e se la prendete mi sembra entro il 5 di ottobre avete la possibilità di un coupon sconto di 40 euro, se non sbaglio. Io sono riuscito ad acquistarla, Amazon mi dava la possibilità di avere quello sconto quando l'andavo ad acquistare, quindi andate a dargli un'occhiata se c'è ancora quello sconto. Poi clicchiamo sull'ingranaggio e abbiamo tutte le varie impostazioni, impostazioni audio con i vari suoni da attivare e disattivare nella fotocamera, l'angolo. Possiamo scegliere il tipo di angolo della visuale, quindi possiamo avere una visuale extra larga, larga, media o stretta. La cosa bella è il touch funziona benissimo, poi come cliccate su vedete si sposta di 3 righe alla volta, quindi quando voi andate su e giù lei si sposta di 3 righe alla volta, quindi è davvero semplice e intuitivo anche il touch, funziona davvero bene. Quindi torniamo indietro, allora qua abbiamo visto che si può cambiare l'angolo, qua andiamo ad attivare la funzione modalità subacquea, cioè quando gli andiamo a mettere il case. Poi gli effetti, abbiamo gli effetti, appunto diciamo la tipologia di registrazione video come effetto di colore, contrasto e via dicendo. E abbiamo anche la possibilità natural, che ci permette di avere dei colori molto naturali, che quindi ci dà la possibilità di andare a modificare noi come vogliamo in post produzione. Se no abbiamo normal, bianco e nero, negative, ci sono varie possibilità di scelta già di opzioni predefinite. Poi saliamo, protezione dello schermo, qua per attivare e disattivare lo schermo, nel senso dopo quanti minuti si deve spegnere lo schermo, tutte queste cose. Autospegnimento anche qua, andiamo a impostare il tempo, vedete, potete scegliere 1 minuto, 5 minuti, quello che è. La traduzione non è diciamo perfetta, è dell'italiano, quindi ci sono delle parole che sono diciamo non perfettamente tradotte, però piuttosto che averlo in un'altra lingua va benissimo così, anche perché solo qualche parola non è tradotta. Frequenza ottica, sono gli hertz che vogliamo come frequenza. Poi vedete, io scorro, sale di 3 righe alla volta, quindi spettacolare davvero questa possibilità. Poi abbiamo bilanciamento del bianco, la data e l'ora, la lingua, appunto perché possiamo scegliere più lingue, il formato sarebbe formattare la scheda, vedete formato, invece non è formato, è formattare la scheda, e poi sistema, che ci dà le informazioni di quello che è l'Action Cam. Quindi vedete qua, semplicissima. Poi andando a cliccare qua su dove abbiamo 4K 30 fps in questo momento, vedete, andiamo a selezionare video o foto, quindi semplicissimo. Poi abbiamo possibilità normale, loop record, cioè continua a registrare in loop, poi in time lapse, rallentatore, cioè quindi uno slow motion, veloce, che dovrebbe essere una specie di hyperlapse, ma proprio una specie, però non è proprio un hyperlapse, poi lo vediamo dopo nella prova su strada, i ragazzi l'hyperlapse anche no. E poi wifi, perché ci permette di collegare questa Action Cam all'applicazione che si chiama A Caso Go, l'applicazione per iOS o Android, quindi avremo l'Action Cam connessa al telefono, quindi l'inquadratura la potremo vedere direttamente nel telefono, andare a modificare anche le opzioni dal telefono. È una cosa bella che anche l'applicazione del telefono è in italiano, quindi un'altra cosa sempre da tenere conto. Poi cliccando qua in alto su foto abbiamo le possibilità di foto, quindi foto singola, foto scoppio, non è che la foto scoppia, ma sarebbe una
diciamo foto a raffica, poi abbiamo il time lapse, il tempo, quindi andremo a impostare un tempo prima che lei scatti la foto, poi abbiamo lunga esposizione e anche qua wifi. Quindi usciamo da qua, tirando invece sulla tendina sotto abbiamo subito la possibilità, e vedete che anche questa cosa è molto simile a quella della DJI Osmo Action come menu, vedete che abbiamo risoluzione, quindi potremo andare a cambiare la risoluzione spostando da destra a sinistra, e qua anche qua potete scegliere alto, medio, basso, la qualità, e cliccando qua attivate e disattivate la stabilizzazione. Ovviamente ragazzi non è una stabilizzazione GoPro o Insta o di DJI, quindi è una stabilizzazione, però c'è da dire anche una cosa ragazzi, che questa Action Cam è appena uscita, quindi anche gli aggiornamenti firmware miglioreranno sicuramente il suo potenziale, perché comunque è una fotocamera davvero nuova, quindi sicuramente migliorerà con gli aggiornamenti come fanno anche le marche più blasonate. Poi cliccando qua potremo andare a vedere le foto e i video che abbiamo fatto, adesso non ce n'è perché non c'è la scheda. Qua abbiamo, vedete, il microfono che possiamo anche attivare o disattivare, la registrazione audio, poi qua abbiamo lo zoom per zoomare quello che stiamo inquadrando. Parliamo dei tasti, abbiamo tre tasti, qua abbiamo il tasto dell'accensione e dello spegnimento, bisogna tenerlo premuto per qualche secondo sia per accenderlo che per spegnerla. Qua abbiamo il tasto della registrazione per scattare le foto e qua abbiamo il tasto M. Allora il tasto M, se noi lo teniamo premuto per qualche secondo, ecco che il display anteriore inizia a funzionare. Quindi ragazzi guardate che spettacolo, un action cam a questo prezzo con un display anteriore che ci permette di vloggare, quindi diventa una fotocamera molto più completa, cioè non è un action cam ma diventa una fotocamera per qualsiasi situazione, momento, cioè che sia una passeggiata, che sia una gita, cioè diventa veramente utilissimo avere questo display qua anteriore, che adesso GoPro l'ha introdotto con la sua GoPro Hero 9, ma ci è arrivata anche a caso Brave 7 LE, quindi tutto dire, forse GoPro era un pochino in ritardo, perché se ci sono arrivati questi marchi diciamo un po' più low cost, anzi molto più low cost, forse GoPro era un pochino in ritardo in questo. E qua abbiamo comunque tutto quello che ci serve a livello di dati, ovviamente non è touch quello anteriore, come non è touch neanche quello di GoPro, come non è touch quello della DJI Osmo Action. Poi cosa dire ancora? Allora qua sotto abbiamo il vano batteria, dove ci va anche la scheda micro SD sempre nel vano batteria. Qua invece abbiamo uno sportellino, gli sportellini sono abbastanza duri da aprire ragazzi, perché comunque essendo un prodotto impermeabile deve sigillare, quindi gli sportellini sono abbastanza durini da aprire. Qua abbiamo una presa micro USB, ecco questa è una delle note dolenti, che nel 2020 un prodotto di questo tipo non mi può mettere una presa micro USB, ma ci voleva una presa Type-C, cioè non capisco questa cosa di speculare tuttora sulle prese. Comunque abbiamo una presa micro USB per la ricarica e qua abbiamo invece una presa per collegare l'Action Cam con un cavo HDMI a un televisore o a un monitor. Quindi andiamo a chiudere lo sportellino, che sigilla davvero bene, vi ripeto sono durissimi ma devono sigillare, quindi è normale che siano duri. Poi qua sotto una cosa interessante, abbiamo diciamo il punto di fissaggio dei vari supporti a vite, ed è una cosa secondo me pratica, che davvero la rende super compatibile con tutto, perché possiamo attaccargli veramente qualsiasi supporto, visto che abbiamo questo attacco a vite che davvero ritengo top. In certe situazioni per me è ancora l'attacco migliore, perché gli si attacca praticamente qualsiasi tipo di cosa. Poi cosa dire? Allora la fotocamera avete visto ragazzi che è fatta davvero bene, compatta, display funzionano benissimo, il touch funziona benissimo, quindi davvero tanta roba. E adesso ovviamente bisogna andarla a provare su strada, quindi provarla in varie situazioni, soprattutto fare anche una prova comparativa con la DJI Osmo Action, che comunque è una action cam pazzesca con una stabilizzazione incredibile. La Rocksteady di DJI secondo me è una stabilizzazione che a me piace davvero tanto, poi l'action cam è super fantastica in tutte le situazioni, l'action cam secondo me è incredibile, quindi sicuramente un paragone ci sta, soprattutto per il fatto che sono molto simili anche dal punto di vista estetico, ovviamente due prezzi completamente diversi. La cosa che mi piace poco di questa a caso Brave 7 LE è l'obiettivo, perché sì, si ha la possibilità di quattro angolazioni diverse, o meglio di quattro campi visivi diversi, però sono molto simili, anche il più ampio è strettissimo, cioè davvero molto stretto. Anche DJI Osmo Action non ha un campo ampio, però
è ampio. Qua invece anche mettendo quello più ampio è comunque stretto. Infatti tutto quello che andrete a vedere da adesso in poi a livello di comparazione con DJI Osmo Action è impostato su campo ampio e vedrete che non è per niente ampio. Quindi questo secondo me è un peccato, perché comunque un action cam deve avere un campo ampio come scelta, poi può avere la possibilità di ridurlo, quello sì, ma deve essere di partenza molto ampio, e qua proprio quello non c'è. Quindi ragazzi, adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a provare su strada questa a caso Brevi 7 LE. Andiamo. Ok ragazzi, questo è un confronto doppio. Ovviamente per avere appunto un confronto e avere un'idea di che qualità ha questa a caso Brevi 7 LE, bisogna confrontarla con una action cam di quelle serie, in questo caso ovviamente la DJI Osmo Action, che ha stabilizzazione spettacolare e una qualità video secondo me davvero ottima. Quindi come termine di paragone ci sta tutto. Come vedrete già dall'inquadratura, la caso ha un obiettivo con un campo visivo molto stretto, sebbene adesso è impostato su ampio è comunque molto stretto per essere secondo me un action cam, e dovrebbe avere un campo visivo molto più ampio quando andiamo ad impostare ampio, mentre è davvero molto stretto secondo me, e questo diciamo non è il top per una fotocamera che deve essere anche un action cam. Quindi anche se ha quattro possibilità di regolazione, vedete che già quello ampio non è ampio. Adesso andremo anche a fare un confronto audio, perché una delle cose interessanti di queste action cam, soprattutto queste che hanno anche il display frontale, è la possibilità di vloggare, non solo di essere usate per sport estremi o per attività sportive. Quindi una cosa che diventa davvero importante quando si vlogga ovviamente è l'audio. Adesso passeremo con l'audio da una fotocamera all'altra, giusto per avere un confronto, sempre con la DJI Osmo Action, che ha un audio secondo me più che buono per essere un action cam, e vedremo questa caso Brevi 7 LE come si comporta dal punto di vista audio. Quindi adesso mi sentirete parlare passando da uno all'altro. Adesso sto solo passeggiando, quindi ditemi voi come vedete la stabilizzazione del passeggio, anche perché la Osmo Action ha una stabilizzazione davvero eccezionale, quindi ditemi questa a caso come la vedete nel passeggio, dopo la proviamo anche nella corsa e poi la proveremo anche sul drone FPV, anche per avere appunto un'idea di stabilizzazione sui droni FPV, se ha senso su questa tipologia di droni o no, essendo comunque un action cam. Vedete che ho il drone qua dietro nello zaino. Adesso facciamo anche un'altra prova, camminiamo con il sole che spara dentro nei sensori di queste due fotocamere, vediamo appunto la reazione che hanno questi sensori e la gestione della tanta luce che entra dentro. Ditemi anche qua come vedete la cosa. Adesso proviamo anche una bella corsa qua nel campo, quindi tutto sconnesso. Ditemi come vedete la stabilizzazione, che sto correndo nel campo, quindi buchi, dossi, c'è veramente di tutto, Vai! E adesso direi che è arrivato il momento di testare questa a caso sul Titan XL5 di iFlight. Ovviamente la proveremo sia con la stabilizzazione che senza stabilizzazione, perché tante action cam sui droni FPV vanno in crisi con la stabilizzazione attivata. Ovviamente le ultime GoPro Osmo Action e Insta 360 non vanno in crisi con la stabilizzazione attivata sui droni FPV, mentre altre fotocamere, come magari tante GoPro vecchie o fotocamere più economiche, diciamo rendono meglio con la stabilizzazione disattivata sui droni FPV, perché la stabilizzazione cerca di stabilizzare facendo più danno che se non l'attiviamo. Quindi vedremo come si comporta sia con la stabilizzazione attiva che non attiva. Quindi ragazzi, adesso facciamo anche questo test, non perdiamo altro tempo e montiamola a caso Brevi 7 LE sul Titan XL5 di iFlight.
Ragazzi, il test su strada è finito, quindi adesso possiamo tirare le conclusioni su questa a caso Brave 7 LE. Partiamo dalle cose positive. Allora, assolutamente il display anteriore, che è una cosa secondo me fantastica da avere, soprattutto quando l'abbiamo in una telecamera in questa fascia di prezzo. Poi le dimensioni davvero compatte, piccola, materiali ben fatti, display posteriore che non è grandissimo ma funziona benissimo, il touch lavora davvero bene, quindi tutte cose super positive. Poi le sue impermeabilità, sebbene non ha impermeabilità ad alte profondità, comunque fino a un metro tranquillamente senza case, una cosa che la rende utilizzabile così in più situazioni. Poi il discorso di poter agganciare i supporti a vite, che secondo me è una cosa che io ripeto considero molto positiva, e poi la qualità video, che secondo me non è niente male, sebbene ha un bitrate in 4K a 30 fps che è quasi la metà di quello di una DJI Osmo Action, quindi siamo intorno ai 50 megabit per secondo contro i 100 della DJI Osmo Action. Secondo me a livello di definizione non è per niente male. Anche la gestione della luce secondo me non è male, l'avete vista anche contro luce, per il sensore secondo me si è difeso abbastanza bene rispetto alla DJI Osmo Action, che è una camera di alto livello, quindi valutata nei suoi 150 euro secondo me è davvero tanta roba. E adesso parliamo della stabilizzazione, che non mi ha né deluso né entusiasmato, nel senso che è una stabilizzazione che non è paragonabile a quella di una DJI Osmo Action, sicuramente di una GoPro Hero o di una Insta360 One Air, ma non è neanche una brutta stabilizzazione, nel senso che se la valutiamo nel prezzo, nella fascia di prezzo di questa Action Cam, secondo me la stabilizzazione ci sta, perché comunque si vede che c'è, che lavora, però ovviamente non è a livello delle più blasonate Action Cam, quindi se noi la valutiamo nella sua fascia di prezzo sicuramente è una stabilizzazione che ci sta, però ovviamente se volete una stabilizzazione top non è questa Action Cam che dovete acquistare, quello è fuori discussione, però per le cose non troppo esagerate a livello di movimento, nel senso se la mettete su una mountain bike e venite giù da una montagna, farà veramente fatica a stabilizzare, però per il resto, per uso un po' più easy, secondo me non stabilizza per niente male. Poi di positivo assolutamente anche gli accessori, veramente tanti nella confezione, quindi in questo prezzo abbiamo tantissimi accessori, supporti, agganci, case. E poi abbiamo anche un bracciale che ci permette di scattare foto e video, come avete visto nell'intro, praticamente avendo al polso solo questo, quindi avendo al polso questo potremo scattare foto, far partire e fermare i video, davvero comodo e non è neanche bruttissimo, nel senso che una volta erano veramente molto più brutti di questi, erano ingombranti, mentre adesso hanno fatto una cosa un po' più carina. Poi di pro anche il discorso di avere nella confezione due batterie, che è assolutamente fantastico, perché due batterie è tanta roba, già incluse nella confezione.
situazione, quindi ragazzi i pro sono davvero davvero tanti. Adesso però arriviamo a parlare dei contro. Allora, i contro secondo me non sono tanti. Quello più fastidioso, quello che proprio a me non piace di questa action cam, è il campo visivo, veramente troppo stretto, anche in modalità super ampio. Avete visto che praticamente è stato tutto quello che avete visto era in modalità super ampio, ma non è un ampio vero, nel senso che è troppo ristretto per essere un action cam, quindi nella sua modalità super ampio rimane troppo stretto, e quando andiamo anche a mettere addirittura gli altri si stringe ancora di più, anche se di poco. Sono quattro possibilità, ma sono quasi finte per adesso, almeno per adesso, poi non so se con qualche aggiornamento firmware cambierà qualcosa, ma attualmente è così, e questa davvero è la cosa proprio che davvero non riesco a mandare giù di questa action cam. Poi di contro la presa micro USB, perché vabbè, ormai non dovrebbe più esistere prodotti nuovi, soprattutto di questo genere di prodotti, con una micro USB, ma dovrebbero avere ormai tutti i Type-C. Però qua abbiamo una micro USB. E poi una cosa da mettere nei contro, a chi interessa o a chi vuole acquistare questa action cam per fare queste cose, è l'hyperlapse, che loro non chiamano hyperlapse nel menu, però in teoria dovrebbe essere una sorta di hyperlapse, cioè un'accelerazione del video quando stiamo camminando, e avete visto che è inutilizzabile perché viene troppo mosso rispetto a una DJI Osmo Action. Ecco, queste sono le tre cose secondo me più negative di questa action cam, che davvero per questo prezzo non sono cose così gravi, assolutamente no, perché valutiamo sempre il prezzo, costa quasi un quarto di una GoPro Hero 9 per intenderci, quindi la valutazione va fatta su quello, non è che possiamo paragonarle a... Io l'ho confrontata con la DJI Osmo Action giusto per avere un termine di paragone, per capire quanta differenza c'è realmente tra una economica e una più blasonata e più costosa, non perché pensavo che fossero simili, però avete visto che in tante cose non c'è questa grandissima differenza, mentre il prezzo diventa abbastanza importante nella differenza. Quindi ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero che sia stata abbastanza completa, che vi abbia reso l'idea di cosa è in grado di dare questa Acasus Brave 7 LE. Se così ragazzi, vi raccomando, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!